In primere risalto ai valori archeologici del Pesarese con progetti, iniziative e un rinnovato campo di interessi culturali. Con questo scopo nasce l'Associazione Archeologia e Cultura Nuova Accademia Pesarese. Importante perché tutte le associazioni che operano per rafforzare il sentimento anche dei cittadini informati, appassionati, che spesso anche preparati dal punto di vista culturale e scientifico, in questo caso attorno ai temi dell'archeologia, che nella nostra città e nella provincia sono infiniti, possono svolgere un ruolo molto importante in vista della Capitale 24, dove servirà anche una maggiore lettura del territorio dal punto di vista archeologico, delle strade, dei luoghi, delle epoche, dei monumenti, dei punti di attrazione turistica da raccordare in tutto il territorio provinciale, e molto anche per la storia pesarese da raccontare, a partire dall'epoca preistorica raccontata dal Museo Archeologico Oliveriano fino al tema della romanità, che è uno dei temi più affascinanti da esplorare, da appunto lo stesso Oliveriano, Colombarone, la Via dell'Abbondanza, alle mura romane di Via delle Gregherie, e quindi l'apporto di un'associazione come questa può essere molto importante per darsi alcune sfide di valorizzazione. Abbiamo parlato anche del ritorno per un anno dell'idolino, del vero idolino, noi ne abbiamo la copia proprio qui in comune, che è l'archeologico di Firenze, fino ad altre sfide che, diciamo, condotte assieme tra amministrazione, politica, cultura e tessuto cittadino possono essere anche più all'altezza. L'associazione, fondata per proseguire il lavoro di Archeo Club, annovera importanti personalità accademiche e punta a valorizzare il patrimonio archeologico del capoluogo e del territorio. Noi siamo molto orgogliosi di presentare alla cittadinanza questa nuova formazione culturale. Si tratta di un'associazione che, come si è detto nella conferenza stampa, è soprattutto votata al risveglio dell'interesse per la ricchezza archeologica di Pesaro e della provincia di Pesaro, ma è anche un'associazione che intende promuovere iniziative culturali nel senso più lato del termine, quindi abbracceremo interessi che riguardano, oltre all'archeologia, la storia, ovviamente, la letteratura, lo spettacolo e quant'altro. Per quello che riguarda l'archeologia, che è il nostro interesse primario, noi ci faremo subito promotori di un'iniziativa che è stata già avviata in passato, ma che in questo momento un po' langue, cioè quella del recupero di alcuni reperti archeologici ritrovati nel territorio di Pesaro e della provincia di Pesaro, che sono allocati altrove, in particolare al Museo Archeologico di Firenze. Alludo soprattutto al famoso idolino, che è una delle pietre preziose della ricerca archeologica sul nostro territorio.